Noi siamo arrivati a gestire complessivamente 969 pazienti Covid presso i presidi di Edolo e di Esine e i ricoverati sono stati 626, quindi un numero veramente consistente. Attualmente, mettendo insieme i due presidi di Edolo e di Esine, il numero dei pazienti Covid è sceso per la prima volta al di sotto delle 100 unità. E anche i degenti in terapia intensiva, che sono stati anche 15-16, sono attualmente 5. Quindi questo sta a significare naturalmente una netta riduzione di questo aspetto. Continua l'attività di supporto a domicilio che l'Associazione Valcamonica ha organizzato con Comunità Montana, BIM Valcamonica, enti locali e medici di medicina generale. Per cui dal momento in cui c'è stata l'attivazione sono stati seguiti ben 282 casi e 34 di questi sono già guariti. Nella giornata di oggi parte la dottoressa Patrizia Lina Martino, che è un medico specialista che ci è stato assegnato dal Dipartimento della Protezione Civile a supporto delle esigenze dell'ASST Valcamonica, che è una pneumologa e che ha lavorato quindi per 3 settimane presso l'ospedale di Esine nel reparto di pneumologia e ci ha lasciato una lettera dove racconta la sua esperienza personale umana molto toccante di collaborazione con i colleghi e di umanità nei confronti delle persone. Quindi anche questo qualche cosa di molto significativo per la sanità camuna. Le cose stanno procedendo, ma naturalmente continua la situazione di allerta, quindi si ribadisce l'importanza di rimanere a casa per evitare la diffusione del virus, di lavarsi le mani, di evitare i contagi, perché la battaglia non è ancora terminata e continuerà nel tempo. Noi stiamo parlando della fase 2 per l'ospedale di Esine e di Edolo, che sarà una lenta ripresa di quelle che erano le normali attività precedenti, alle quali già stiamo studiando assieme ai primari, agli infermieri e ai tecnici per fare il meglio e per poter fare le cose in assoluta sicurezza. Accanto a queste poi andranno anche riorganizzate le attività ambulatoriali, anche per prestare attenzione ai pazienti che si sono ammalati di Covid e che quindi avranno bisogno nel tempo di continuare alcuni tipi di controlli.